Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata. È la prima delle di due serate dedicate al mondo del web, internet, social e intelligenza artificiale, un bellissimo mondo virtuale che ci unisce e sta cambiando le nostre abitudini, ma non è privo di insidie. Ne parleremo questa sera con due professionisti del settore, Claudio Driussi, sviluppatore software, e Bruno Spinato, tecnico informatico. Non mi dilungo oltre, lascio la parola ai due tecnici e buon ascolto. D'accordo. Allora inizio io. Allora, intanto noi siamo qua, io e Claudio, ci avrete visto tutti e due con la stessa maglietta perché veniamo dal PNLUG, che è un'associazione che si occupa di software libero e di tutto quello che gira intorno al mondo anche di internet, ed è per questo che ci siamo presi questo impegno questa sera. Il segretario ci ha apostrofati con una parola pesante, no? Come professionisti del settore, ma in realtà noi ci lavoriamo con internet e siamo anche appassionati. Infatti facciamo parte di questa associazione appunto perché ci troviamo spesso per confrontarci su queste tematiche, diciamo, no? Quindi collaborazione di PNLUG, che ci ha dato diversi strumenti per costruire questa serata e anche la prossima. E magari alla fine, non so Claudio, questa sera anche, no? Vi illustriamo meglio cos'è PNLUG, in sostanza, che si trova a Pordenone. PN sta appunto per Pordenone, ecco. Allora, inizio io. Allora, Claudio curerà la parte più tecnica di tutto questo discorso. Io vi chiedo, se qualcuno ha dei dubbi, delle cose che non capisce, di farlo presente, che vediamo magari di approfondire, di chiarire. Cerchiamo di fare quasi una chiacchierata tra amici, ci confrontiamo e vediamo un po' di aspetti di quello che è internet, di tutto quello che gira intorno, in sostanza. Intanto la mia voce arriva in fondo, tutto a posto, buono. Allora inizio io facendo un po' diciamo, devo mettere gli occhiali, un po' di storia di quello che è attualmente internet, perché il internet parte da molto lontano. Sostanzialmente il primo embrione nasce negli anni 60. Allora inquadriamo un po' la storia degli anni 60, se vi ricordate, quelli almeno che hanno qualche anno in più, nel 62 i missili a Cuba, e quindi c'era un contesto di guerra nucleare, gli americani erano piuttosto spaventati di questo, e il mondo era un po' diviso in due, e nasce ARPANET, che è una rete nata per uso militare, che diciamo è quella che ha anticipato internet. Questa rete aveva una logica di costruzione che era proprio legata alle problematiche della guerra fredda, perché si chiama rete non a caso, era in realtà una rete fatta per far girare dei piccoli pacchetti che contenevano parte dei messaggi da trasmettere, e la sua struttura a forma di rete consentiva, in caso di un'esplosione, di un attacco che interrompesse una parte, di far proseguire lo stesso il contenuto dei pacchetti, perché la rete era ridondata, in sostanza, avendo molte maglie, se il pacchetto non arrivava con un percorso poteva arrivare con un altro percorso, ed è rimasta perché questa si chiamava ARPANET e adesso si chiama internet, il termine net è rimasto. Quindi già da allora, diciamo, la struttura era costruita così: pacchetti, piccoli pacchetti, tutto quello che si trasmette diviso in piccoli pacchettini, inviati in una rete, che poi si ricompongono alla fine, se qualcosa non arriva viene rimandato, perché c'è un sistema che controlla che tutto arrivi, e diciamo che questa struttura costruita con scopo militare, quindi per fare in modo che le comunicazioni non si interrompessero mai, è rimasta anche nell'attuale internet. Non so se vi è chiaro il concetto di rete, perché
è rimasto questo l'Inter in sostanza. ARPANET però era molto lenta, era un qualcosa di iniziale. Quei computer che vedete lì non erano proprio così, diciamo. All'epoca si usavano dei calcolatori molto più grossi, abbastanza lenti e essenziali, non erano come quelli lì. Ecco, quella lì è una foto che mi è tornata utile. Era il 1969, era un periodo in cui la tecnologia era in pieno fermento. Io mi ricordo che come adesso a luglio del 69, non so se qualcuno, il 20 luglio, il primo uomo mise piede sulla Luna, il 20 luglio del 69, Armstrong, e quindi la tecnologia era in pieno fermento, diciamo, si muovevano di diverse cose all'epoca, no? E quindi anche ARPANET è nata in questo, diciamo, in questo momento in cui la tecnologia era molto in evoluzione. Però bisogna dire che questi computer, appunto, come vi dicevo, ancora non utilizzavano i microprocessori. I microprocessori sono stati inventati da un italiano, un certo Federico Faggin, nel 71. Lui lavorava all'Intel, che è un'azienda americana, quindi anche l'Apollo 11 non utilizzava microprocessori. Questi primi embrioni di rete erano qualcosa di molto lento, perché fatto con sistemi a transistor, relè, c'erano già dei circuiti integrati, però il concetto di microprocessore che elabora i dati ancora non era in uso. Andiamo un po' avanti. Allora, dopo la prima costruzione, appunto, di ARPANET, che usava un protocollo che si chiamava NCP, due studiosi, praticamente un matematico e un ingegnere elettronico, misero appunto un protocollo. Il protocollo è un sistema di trasmissione molto più veloce che si chiama TCP/IP. Questo protocollo lo utilizziamo ancora oggi. E ARPANET adottò questo protocollo per una trasmissione più veloce. Non aveva la velocità di adesso, perché i componenti elettronici non avevano le prestazioni di adesso, però fu un grande salto. Infatti questi due signori che adesso vediamo anziani hanno vinto il premio Turing, che è il Nobel per l'informatica, in sostanza, no? Turing, parleremo, ecco, Claudio, perché Turing è quello che ha costruito il primo sistema elettromeccanico. Ecco, quindi una svolta, la tecnologia aumenta la velocità e la rete cresce, diciamo. Succede un'altra cosa. Allora, la rete veniva principalmente utilizzata per scambiare messaggi, messaggistica tra una base militare e l'altra. Passavano anche informazioni sotto forma di file per aggiornare questi computer iniziali, diciamo. Però succede che appunto questo sistema di messaggistica ha un'innovazione molto importante che ci portiamo dietro ancora oggi. Vedete la ET, la chiocciolina della posta elettronica, viene praticamente inventata da questo signore nel 70, che definisce tutto un sistema di trasmissione per la posta elettronica. Allora, volevo dire una cosa, io vi spiego queste cose, i dettagli tecnici, i termini, non serve ricordarli, è giusto per capire il contesto, per capire lo sviluppo. Facciamo finta che qualcuno sia rimasto in coma per 50 anni e stasera è qua e gli spieghiamo cosa è successo in questi 50 anni. Ma voglio essere anche un po' breve, insomma, perché poi lascio... Però facciamo un po' di storia. Allora, nasce la posta elettronica che poi produrrà nel corso degli anni tutta una serie di altri programmi. Io mi ricordo ICQ, MSN, programmi che si usavano per trasmettere messaggi, fino ad arrivare a WhatsApp, a Telegram, che utilizziamo oggi, diciamo. Oppure pensiamo alla PEC, che è un'evoluzione della posta elettronica che ci consente di fare una raccomandata senza muoversi di casa, in sostanza, quindi un'innovazione. Però tutto nasce da questa tecnologia che questo signore ha messo a punto. Anche lui è stato fotografato qua un bel po' di anni, erano tutti giovani quando hanno fatto queste cose, in sostanza. E quindi
Inizialmente internet, ARPANET comunicazione, molti messaggi più che trasmissione di dati veri e propri, no? E posta elettronica. Allora, succede che con l'aumentare della velocità questo sistema di trasmissione viene adottato anche dalle università, dai centri dove si fanno studi per scambiare dati, no? Quindi comincia a diventare un sistema di comunicazione aperto anche al mondo civile, diciamo, no? Perché anche grosse aziende che hanno questi enormi calcolatori che trattano magari dati contabili si comunicano. Il nome era tutto ARPANET, poi si comincia a denominare anche internet questa cosa, perché ARPANET era nato proprio ad uso militare. Effettivamente poi negli anni 90 viene chiuso, perché anche l'esercito americano utilizzerà poi internet e altri sistemi di trasmissione, diciamo, più evoluti. Quindi la rete comincia a espandersi negli Stati Uniti, università, grosse aziende, impiego militare, si espande e succede un qualcosa, questa volta non più negli Stati Uniti, ma in Europa. Allora, questo signore che vedete è un britannico che lavora al CERN di Ginevra. Non so se voi sapete cos'è il CERN. È un laboratorio scientifico europeo fondato appunto dai primi paesi che facevano parte appunto della comunità europea. E lui lavora lì. È un fisico, lui è laureato in fisica, però svolge mansioni da informatico. Bisogna dire una cosa, a quell'epoca non c'erano informatici che uscivano dalla scuola come informatici, perché non c'era ancora l'informatica, quindi sono o matematici o fisici, persone che hanno altre competenze che poi creeranno quello che è il mondo dell'informatica in sostanza. Allora, lui si pone come obiettivo di mettere in piedi il www, vedete, no? E utilizza dei colleghi, lo fa assieme a dei colleghi, c'è un team, e comincia a studiare i metodi, perché tutte queste cose hanno dei protocolli, dei metodi codificati per funzionare, no? E l'anno successivo, eccolo qua, appare il primo sito web sulla faccia della terra. Questo è il primo. In realtà la prima pagina web sarebbe la prima di quell'elenco, questo sarebbe l'elenco che viene prima in sostanza. Allora, se vedete, allora c'è l'indirizzo, quelli che adesso sono diventati comuni, era un HTTP, adesso si usa HTTPS, perché sono stati inseriti dei sistemi di sicurezza, quindi qualcosina è cambiato per aggiungere un po' di sicurezza alla comunicazione. Poi vedete che è un punto .ch, punto Svizzera, e io sotto ho messo un link, questo sito è ancora visibile, è rimasto lì come pietra miliare di quello che sarà poi internet. E bisogna dire una cosa, questo signore ha messo una bella foto grande, ha fatto tutto gratuitamente, perché poteva anche guadagnarsi molto con quello che aveva inventato, però lui ha detto no, internet deve essere un sistema di comunicazione rivolto a tutti, e sostanzialmente lo ha fatto gratuitamente. Perché? Perché internet, il concetto di internet comprende anche questo, comunicazione libera e neutrale. Adesso, in una recente intervista che leggevo di Tim, lui dice che è un po' deluso da come è stata un po' l'evoluzione, perché non è propriamente neutrale adesso. Molti si sono infilati per questioni politiche, economiche, ma ci sta lavorando ancora per fare in modo che le cose possano essere come le aveva pensate lui all'epoca. Vabbè, questo passaggio nel 91. Andiamo avanti,
Allora, adesso vi ho messo qua quello che è la struttura del funzionamento delle pagine web, in sostanza, no? Adesso io non voglio che uno si debba imparare il termine web server, però in sostanza internet inteso come pagine web adesso funziona così. C'è una macchina che contiene le pagine, che sono delle vere e proprie pagine, un sito, possiamo paragonarlo a un libro, che ha un insieme di pagine, e poi noi da casa, dall'ufficio, da dove siamo, usiamo un computer o un telefono, io ho messo un computer, ecco, quello sarebbe opportuno impararlo. Utilizziamo un programma, tutti, che si chiama browser, la categoria di questo programma si chiama browser, è quello che tutti utilizziamo per accedere alle pagine web. Quindi ci stanno i web server, che sono delle apparecchiature installate in strutture apposite in giro per il mondo, e noi da casa con un'applicazione raggiungiamo questi web server e consultiamo le pagine che sono messe lì come in un libro, come in una bacheca, e le regole che sono state fatte per comporre le pagine sono sostanzialmente facili. Qui adesso non lo so, ma io conosco qualcuno che ha già fatto delle pagine web, sì o no, segretario? Ecco, non è una cosa complicata, perché lo strumento è stato fatto abbastanza semplice, in modo che tutti potessero pubblicare le loro idee, le loro conoscenze scientifiche. È stato fatto tutto in maniera molto elementare. Adesso noi magari utilizziamo un foglio elettronico, oppure un programma che fa dei testi. Utilizzare un programma per fare le pagine web non è molto più complicato, eh? Quindi è abbastanza alla portata di tutti. Se poi vi viene in mente di fare un vostro sito web, con meno di 50 euro all'anno lo tenete in piedi, quindi anche abbastanza economico. Per un'impresa è costa pochissimo, no? Ma ci sono tanti privati che hanno la loro pagina web. Costa più o meno come avere la PEC, forse un po' di più, Claudio. Sì. Quindi, sì. Quindi una cosa, un qualcosa di molto abbordabile da tutti. Perché? Perché il concetto di condivisione delle informazioni non doveva essere qualcosa di costoso solo per le grandi aziende o per i governi che gestiscono l'informazione, doveva essere un qualcosa a livello di tutti. Allora, ricordatevi, noi utilizziamo il browser, possiamo utilizzare tanti tipi di browser a seconda del device che usiamo, ma non sono tutti uguali. E poi Claudio ci spiegherà perché. Perché la nostra privacy, la nostra profilazione dipende molto anche da che browser utilizziamo, e vi spiegheremo quale utilizzare, quello perché siamo qui anche stasera per vedere di muoversi in questo mondo con i meno rischi possibili, in sostanza, no? Perché abbiamo visto molte opportunità, ma poi vedremo non solo quelle, in sostanza. Bon, andiamo avanti. Allora, poi, vabbè, gli anni 90 sostanzialmente la rete si diffonde perché è un business, in sostanza, scambiare dati, prendiamo un'azienda tra una sede e l'altra, con un sistema così veloce ed economico diventa un business anche per chi vende gli strumenti per utilizzare internet. Non so se vi ricordate i modem, la DSL. C'è stata tutta un'evoluzione di strumenti tecnologici che ci servivano per utilizzare internet. Quindi le compagnie telefoniche non fanno più solo telefonia, si mettono a vendere traffico dati, e comunque tutto cresce perché tutto ha anche una sua valenza economica. E poi, dicevo, i siti li possono fare tutti con poca spesa, quindi i siti cominciano a moltiplicarsi, associazioni, privati, aziende, stati, enti culturali, tutti cominciano ad avere il proprio sito internet. Però quando i siti crescono, trovarli diventa un po' un problema, perché all'epoca, se uno voleva far visitare il proprio sito, doveva mettere l'indirizzo, inviarlo via per posta oppure comunicarlo in qualche modo al possibile utilizzatore dell'indirizzo. Allora, cosa succede? Che nascono i primi motori di ricerca. Tutti voi utilizzate Google o qualcosa di simile per cercare le pagine web. Ecco,
Google è un motore di ricerca, ma non è il primo nato. Lui è nato nel 97 o 98, se ricordo bene, comunque, quando i primi nascevano nel 91. E lì ve ne ho messi qualcuno intorno, solo qualcuno, cioè, ho messo anche Baidu, che è quello cinese, che vedete che ha anche qualche ideogramma nel logo, no? E poi sotto uno bello grande con una paperetta lì che vi racconteremo perché conviene utilizzare. Perché? Perché dicevo, nel 98 nasce Google e ha un enorme successo perché questi due ragazzi, che l'hanno, erano due studenti, se ricordo bene, Claudio, no? Due studenti universitari, hanno implementato un algoritmo che migliorava le ricerche. Mentre prima i motori erano quasi dei semplici indici che contengono le parole presenti in un sito, e questi due ragazzi cominciano a studiare un algoritmo che renda le ricerche molto più efficaci, quindi ci consente di trovare quello che cerchiamo in maniera molto più facile. E qui nasce il successo di Google, in sostanza, perché anch'io mi ricordo che usavo Yahoo quella volta e poi qualcuno ha detto prova Google che va meglio, effettivamente andava meglio, in sostanza. E sì, motori sì, vai tranquillo. No, il concetto è questo, la differenza di Google rispetto a quello che c'era prima era questo, che Google dà un premio ai siti in base a quanti altri siti vanno a vederlo. Quindi se io ho un sito che si chiama Repubblica.it, che è un giornale, adesso poi sono stati tutto il resto, no? Però magari ci sono decine di siti che puntano a quello. Allora, più un sito è puntato da altri e più punteggio è alto. E questo è il concetto di base. Dopo ci sono molte sofisticazioni, però, però la cosa che ha proprio girato è stato proprio questo tipo di concetto. Infatti stavo proprio per spiegare questo. All'inizio ma va bene perché mi va bene discutere così. Allora, nascevano questi primi software che si chiamavano Spider, no? Appunto, che facevano questo lavoro, no? Cercavano tutte le parole all'interno del sito, controllavano i collegamenti, la quantità di collegamenti, la qualità dei collegamenti e poi col passare del tempo anche la qualità del sito, perché se fatto in un certo modo, con le foto, sono andati molto avanti in questo, adesso riescono a analizzarlo molto bene e infilarlo in questa classifica che loro usano. Poi vi diremo che non tengono solo conto di questo, ma tengono conto anche di chi li paga la pubblicità, no? E quindi le nostre ricerche sono influenzate anche da altro, no? E allora, cosa succede? Che con questa diciamo evoluzione tecnologica cominciano ad apparire i primi telefoni che possono utilizzare internet. All'inizio principalmente posta elettronica, no? E erano, rispetto a quelli di adesso, abbastanza, diciamo così, un po' buffi, diciamo, vederli adesso, no? Io mi ricordo che tutti i manager usavano il BlackBerry per comunicare, che aveva su un'infinità di tasti piccolissimi. Io con le mani grandi ho detto non lo prenderò mai, così, perché tutti questi tastini piccoli, no? E però succede una cosa nel 2007, che è una cosa che mi è finita anche in tasca nel 2008. Viene inventato lo smartphone da questo signore che non c'è più, lì era già malato da 3 anni, si vede. Viene inventato lo smartphone. Lo smartphone introduce tutta una serie di concetti nuovi, perché ha un display touch, quindi sparisce la tastiera, quindi uno schermo più grande e quindi consente di visitare le pagine web in maniera più agevole. E introduce un nuovo concetto, il concetto di app, quelle cosette che vedete sullo schermo, no? Le app sono sostanzialmente delle applicazioni che si usavano anche prima, però lui lo rende molto, molto semplice da utilizzare. Queste, uno le cerca, si installano da sole senza grandi competenze sul telefonino e ci fanno fare un sacco di cose oltre che a telefonare, no? Prima c'era solo il telefono, poi la posta elettronica e qua c'è una svolta. Perché uno che ha un'azienda, io mi ricordo che
io ce l'avevo in tasca, avevo l'ufficio in tasca, perché avevo la posta, avevo i preventivi dei clienti, e cambia il modo di lavorare, diciamo, no? E ovviamente questo è l'iPhone, l'anno dopo uscirà Android, che è fatto da Google, che è un sistema concorrente ad iPhone, e quindi il mercato comincia a riempirsi di prodotti simili a questo, che adesso chiamiamo comunemente smartphone, ma che sono nati da questa idea in sostanza. Quindi internet non più solo sul computer, ma anche sul telefonino. E così vi dico una cosa anche, una curiosità, e un'indagine di qualche anno fa diceva che il paese europeo che, dove la gente utilizzava più il telefonino era l'Italia. Gli italiani avevano una percentuale di utilizzo molto più alta degli altri paesi europei, no? Ma questo, che sembra una notizia positiva, era dovuto al fatto che gli italiani avevano molti meno computer degli altri, e quindi per andare su internet utilizzavano un telefonino, perché tutto sommato era più semplice e richiedeva meno competenze. E quindi dopo l'avvento degli smartphone su internet, non ci sono state, è migliorata la tecnologia, i prodotti si sono evoluti, fanno un sacco di cose. Arriviamo al 2020, quando si comincia a sentir parlare di intelligenza artificiale, è uno degli argomenti di queste serate, e viene introdotta la prima intelligenza artificiale da OpenAI, seguita l'anno dopo da Google, che anche lui fa la sua, che all'inizio si chiamava Bart, adesso si chiama Gemini, che ha cambiato nome perché ha cambiato il sistema che poi questo argomento io ve lo accenno e basta, lo lasciamo a Claudio che vi spiegherà un po' di cose. Allora, tutto quello che è successo ha comunque dei risvolti economici. Avrete cominciato a sentir parlare di Big Tech negli ultimi anni, no? Che sono queste grandi aziende tecnologiche che in borsa salgono, fanno fatturati sempre più alti. Allora io ho voluto fare una ricerca e guardare cosa sono queste Big Tech. Allora, ho messo in questa tabella i numeri delle Big Tech e sotto ci ho messo il PIL italiano. Allora, contabilmente non è corretto confrontare il PIL italiano con la capitalizzazione di un'azienda, però questo restituisce i valori in gioco. Allora, queste aziende che si occupano o di tecnologia legata a internet o di internet sono prima di tutto tutte quante americane. Lì ne vediamo una che è la Tesla, che fa auto, però il fondatore di Tesla viene dal mondo internet, quindi i soldi li ha fatti su internet, poi si è messo a fare anche auto. E allora hanno una capitalizzazione enorme, sono le più grandi aziende al mondo e sono tutte su quel settore lì, sono tutte americane, quasi tutte in California, e hanno fatturati pazzeschi e comunque se confrontati a quello che è il PIL di un prodotto di un paese europeo, anche un paese non piccolo come l'Italia, sono numeri altissimi. Ho preso i dati degli anni 80. Le prime sette aziende degli anni 80 si occupavano quasi tutte di petrolio a livello mondiale. Adesso non ce n'è più una nei primi posti. Le aziende che si occupano di internet e di tutto quello che ci gira intorno hanno preso i primi posti. Allora, questa cosa ha un suo valore socio-economico, no? Non da poco, perché è cambiato parecchio il mondo. Questa tecnologia ha spostato un sacco di soldi, vi dicevo, hanno venduto apparecchiature, hanno venduto sistemi, hanno venduto software e hanno raccolto dati e hanno fatto fatturati e raggiunto capitalizzazioni di questo tipo. Una nota, ma poi questo lo lasciamo a Claudio. Adesso
La prima e la seconda in qualche modo collaborano per l'intelligenza artificiale, per dire quali sono i numeri in gioco. E quindi la nostra Europa, i singoli stati nazionali sono completamente fuori partita. Forse l'Europa, ricordate il CERN, forse se si mettono insieme qualcosa si riesce a fare. Diciamo che nel vecchio continente l'unico stato che un po' sta facendo qualcosa sull'intelligenza artificiale è Israele, e lo fa principalmente a scopo militare, ma nella vecchia Europa siamo completamente fuori partita. Boh, allora, vabbè, mi sembrava utile mettere l'accento su quello che è il valore economico di tutto questo, perché poi i soldi fanno anche quelli che sono i condizionamenti del comportamento, fanno sì che i siti internet siano fatti in un modo invece che in un altro, e adesso magari cominciamo ad affrontare anche il discorso di cosa c'è di buono e di meno buono in internet. Allora, ho fatto un breve elenco, è abbastanza breve, ma comunque ci sono altre cose, di cose buone, e poi ci ho aggiunto un elenco di cose meno buone, e se vogliamo utilizzare le buone dobbiamo convivere con quelle meno buone in sostanza, facendo attenzione a non confondere le due cose, ed ho messo due mele perché una marcia, tenerle ben distanti perché una non vada a guastare l'altra in sostanza, perché l'opportunità di comunicazione che c'è è enorme, è grandissima, però si è infilato in mezzo qualcosa che potrebbe un po' svilire tutto e rovinare tutto. Quindi lo scopo di queste serate è anche quello di fare il punto su queste cose, di cominciare a capire come comportarci, come muoverci per tenerci il buono ed evitare il peggio in sostanza. Non so se vedete sull'elenco alla fine c'è un wiki che magari non è per tutti un termine comune, però magari tutti conoscete Wikipedia, lo conoscete tutti più o meno? Ecco, Wikipedia è un'enciclopedia online dove c'è praticamente di tutto in sostanza. Deriva dal termine wiki, perché wiki viene utilizzato anche in altri ambiti, è un software vero e proprio per fare, non so, siti di informazione per prodotti, lo usiamo noi al PNLUG tra di noi per scambiarci informazioni, e wiki è una parola hawaiana, c'è un detto hawaiano che è wiki wiki, che vuol dire svelto svelto, tradotto così, perché appunto wiki è un'informazione rapida e veloce. Se noi andiamo a vedere su Wikipedia troviamo il comune di Fontana Fredda, magari proviamo ad andarci, vediamo se devo farlo da, eccolo, con tutte le informazioni. Guardate, questo è aggiornato un mese fa, quindi c'è qualcuno che ci lavora. C'era stata una polemica qualche anno fa perché c'è una pagina Wikipedia su San Giorgio, che è il protettore di Fontana Fredda, non so se dico bene, no? E non c'era l'incrocio, non c'era San Giorgio scritto sul sito di Fontana Fredda come patrono, in sostanza, no? Perché vi dico questo? Perché tutto quello che c'è scritto su Wikipedia viene confrontato e controllato che non ci siano delle fake news, che non ci siano delle informazioni sbagliate. Chiunque potrebbe andare a correggere la pagina di Fontana Fredda, però poi c'è un sistema che fa sì che tutto venga controllato e che non vengano scritte cose, diciamo, non corrette, perché abbiamo visto che le fake news girano. Chiedo aiuto di Claudio. Claudio, riesci a tirarmi giù? Perché questo sto usando il suo PC. Quindi Wikipedia era tra le cose buone della presentazione,
e viene usato in molti ambiti, e così per darvi un po' di informazione vi ho spiegato anche questa cosa. Allora, qua ho messo dei punti, tornando al discorso di prima, che ci aiutano a utilizzare al meglio internet, evitando le cose meno buone in sostanza, no? Allora, prima di tutto consapevolezza di quello che stiamo utilizzando, sapere dove sono le trappole, sapere cosa ci può ingannare. E nella lista precedente c'erano tante cose da evitare, truffe online, quindi è importante conoscere bene e capire quando ci si sta infilando in qualcosa di poco buono. Allora, quindi primo consiglio, allora questi sono consigli che generalmente vanno bene un po' per tutto, no? Perché anche in altri ambiti. Bisogna sviluppare comunque una capacità critica, riuscire a capire quando siamo finiti in un sito che è stato costruito per fare soldi, non per fare informazione, oppure magari per fare propaganda e non per informarci, no? E poi dobbiamo anche dotarci, torniamo al discorso di prima, degli strumenti tecnologici giusti. Allora, se noi usiamo un motore di ricerca che ci profila, che ci scheda, no? E ci fa trovare quello che va bene a lui, forse non è la cosa che ci serve, no? Vi ricordate browser, il programma per navigare? Se questo lo fa anche il browser, perché sono i due principali imputati in questa cosa, no? E no, non va molto bene. Se il browser non si sa cosa fa, perché non è open source, forse è meglio non utilizzarlo. Poi vi spiegheremo queste cose in sostanza, no? Quindi dotarsi di mezzi adeguati e di abitudini anche corrette. Come gestiamo le nostre password? Usiamo per tutti i siti la stessa, per tutte le funzioni la stessa? Le facciamo sufficientemente robuste per evitare che qualcuno riesca a bucarcele, che in gergo vuol dire a rubarcele, no? I cookie sui siti, non so se avete mai visto che c'è la conferma, perché poi ve le spiegherà Claudio queste cose. Comunque, confermare tutto senza pensarci non va bene, quindi bisogna metterci un po' di attenzione. Quindi, nelle buone abitudini ci sta questo, utilizzare le password e tutti gli strumenti che abbiamo per difenderci costantemente e sapere che sono cose che servono. Anche perché alcune di queste cose sono state imposte dalla legislazione europea, che siccome noi siamo fuori partita in molte cose facciamo l'arbitro, quindi facciamo le leggi. Noi non giochiamo, però facciamo le regole, anche perché tutto sommato il diritto è nato qua in Europa, no? Quindi regolamentiamo queste cose. Però le regole non sono fatte così, perché aiutano a difenderci. Allora, quello che noi stiamo facendo stasera lo abbiamo già fatto, oddio, non io e Claudio, delle persone molto più titolate per farlo, qualche mese fa a Pordenone. E all'Auditorium Concordia abbiamo fatto una serata parlando degli argomenti che poi che tratteremo io e Claudio. Avevamo Paolo Attivissimo, che è un fact checker, un giornalista, lui lavora per la TV svizzera, e un esperto Svirner, lui è triestino, mi sembra, no? Ah, di Udine, comunque è nostro in sostanza. Lui si occupa di sicurezza, lavora principalmente per aziende, per il problema dei virus che portano via i dati alle aziende, lavora per la sicurezza informatica in sostanza. Però ha dato dei consigli utili anche alle persone che erano lì. E poi avevamo Giovanni Ziccardi, che è un socio del PNLU, lui vive a Milano, è emiliano di origine, però vive a Milano, insegna all'università, è un avvocato e insegna diritto, diciamo, orientato all'informatica. È anche consulente della comunità europea, mi sembra. Ecco, sì, fa anche questo lavoro in sostanza, perché uno conosce bene tutto quello che gira intorno alle regole fatte in Europa. Allora, vi segnalo questa cosa
e vi ho messo qua il link se volete andarlo a vedere su YouTube. Dura un'oretta sta, però è spiegata molto bene, troverete delle informazioni molto utili. Poi vi ho messo quella roba strana a cubetti che è un QR code. Sapete tutti cos'è un QR code? Beh, non vi è mai capitato di andare in un ristorante invece che listino vi danno una roba così per leggere listino? Ecco, dovete un po' imparare ad usarlo, perché quella serie di quadratini lì, se voi li riprendete col telefonino, vedo qualcuno ha tirato fuori il telefono, quindi sa già cos'è, vi portano al link e potete evitare di scrivere tutto l'indirizzo di dove. Comunque, la seconda serata, magari vi stampo tutti questi link che magari vi do io, ve li metto in un foglio, se volete copiarli adesso col telefono, bene, ma se venite la prossima serata, vi faccio anche questa cosa. Allora, volevo segnalare questa cosa fatta dal PNLUNG, perché è importante, abbiamo fatto un bel lavoro al Teatro Concordia, perché noi facciamo spesso divulgazione, andiamo nelle scuole, facciamo anche altre cose, ma magari ve le dirà Claudio, in sostanza per le scuole. E allora, vediamo, cominciamo a mettere a fuoco quelli che sono i problemi di internet. Allora, il più grosso, a parere di molti, sono le fake news. Le fake news hanno principalmente due motivazioni, motivi politici e elettorali, anche se la gente non lo sa, ma vengono tantissimo utilizzate per questo, e motivi economici. Una fake news può attirarci in una pagina web dove c'è un sacco di pubblicità e lo scopo suo era solo quello di portarci lì, no? Sono fatte per questioni commerciali, ma anche per questioni politiche. Ci sono anche altri motivi. Lì sotto ho messo il link dei terapiattisti, perché voglio dire, c'è anche questo su internet, no? Ce ne sono tantissime fake news. Ecco, forse da qua siete meglio, eh? Ho cercato di parlare forte, ma anche se altri vogliono venire più avanti. Ok, quindi le fake news che hanno delle motivazioni, sono lì per dei motivi ben precisi. Facciamo un passo indietro. Vi ricordate la guerra fredda? C'era la cortina di ferro, il confine, e c'erano delle apparecchiature all'epoca che si chiamavano jammers. Erano degli apparati radio che disturbavano le trasmissioni radio. Quelli dei paesi dell'est non dovevano ascoltare quello che si diceva di qua. Non so, forse le persone più anziane queste robe le sanno. Comunque c'erano questi apparati che bloccavano la comunicazione. Mentre di qua nascevano tutti questi sistemi per comunicare, la cortina di ferro bloccava tutto. Poi internet ha preso piede, si è allargato in tutto il mondo, i jammers non servivano più e forse adesso servono le fake news per avvelenare i pozzi, no? Perché? Perché se assieme alle notizie buone, alle notizie vere, diciamo, mettiamo quelle false, creiamo un po' di confusione e tutto diventa magari poco credibile, no? Quindi i vecchi jammers sono diventati altro, perché forse la guerra fredda che era finita non è mai finita. Adesso parlano della seconda, forse la prima non è mai finita in sostanza. Ecco, scusatemi, una disquisizione di tipo politico, però guardate che internet c'entra molto con tutto quello che è la comunicazione, la libertà di comunicazione, perché è uno strumento potentissimo. Vi dicevo prima, con pochi dollari uno apre una sua pagina web e dice quello che pensa a tutto il mondo, che non è una cosa da poco. Allora, andiamo avanti e vediamo, ecco, allora, ho cercato un po' di documentazione in rete per vedere qual è il fenomeno delle fake news. Ho trovato una cosa abbastanza interessante, fatta da una fonte
che ritengo abbastanza, vediamo se riesco a entrarci. Ah no, devo farlo da lì. Ecco, no, ce l'ho fatto anche da lì. Ecco, adesso avrò bisogno di girarmi. Allora, c'è questo rapporto fatto dall'Università di Oxford, è un po' datato perché è del 2020, però inquadra bene il problema. È fatto da un'università, vabbè, no, non è un'università russa o cinese, però voglio dire, ha una certa credibilità. Questo rapporto, che poi magari vi do il link, analizza le fake news, e già dal 2020 si vede l'impennata nel corso degli anni. Guardate dal 2017 al 2020 quanto sono cresciute. Allora, non vi faccio vedere tutto il rapporto, vi faccio vedere alcune cose che sono secondo me interessanti. Allora, intanto questa indagine è stata fatta a livello mondiale, non sono stati tenuti in conto tutti i paesi perché le informazioni sono state verificate, dove non era possibile verificarle, questo è stato tolto dalla ricerca. Quelli che vedete in blu scuro sono i paesi dove l'informazione è stata verificata ed è inserita in questo rapporto. Allora, andando avanti, troviamo questo schemino che secondo me dice molte cose. Allora, qua ci sono i paesi messi in ordine di spesa fatta per pubblicare fake news. Vediamo che la prima è la Bolivia, io da qua non riesco, devo vederlo da lì, vabbè, ma ci riesco. E poi troviamo comunque nei primi posti gli Stati Uniti, seguiti dalla Russia, poi andiamo giù, Turchia, l'Italia in questa lista non c'è, perché la spesa italiana per le fake news è considerata trascurabile in questo elenco. Comunque, allora, però di interessante c'è un'altra cosa da dire. Stato per Stato, le fake news dove vanno a finire? Allora, la Bolivia le ha, spende molto, ma le usa molto a uso interno, fa disinformazione al proprio paese, e poi ho visto, perché l'ho guardato meglio, lo fa su paesi vicini magari, no? Per questioni di concorrenza, però gli Stati Uniti uguale, molto, molto al suo interno, in questo periodo vediamo che battaglia c'è negli Stati Uniti, e le fake news vengono molto molto utilizzate nella battaglia politica. Però arriviamo poi alla Russia e qua vediamo che la cosa cambia totalmente. Le fake news che partono dalla Russia vanno in un sacco di paesi. Non so se questa immagine vi dà un'idea. Però guardate che è molto importante. Lo stesso succede per la Turchia, vado a memoria perché non riesco a leggere. Questa cos'è, Claudia? La Cina, no? L'Iran, ecco l'Iran. La Cina molto meno, se ricordo bene. Comunque vi do il link di questo rapporto perché questa cosa è importante. Non ci sono più i jammers, però disturbano la nostra informazione con notizie false. E le veicolano su Facebook, social media, un po' anche Twitter, adesso si chiama X. E vi darò il link e potete guardarlo bene perché ci sono un bel po' di informazioni. Poi c'è un'altra tabella molto, molto importante. Da dove vengono le fake news? La prima colonna a sinistra sono fake news confezionate dal governo. Quindi fatte dagli stati. Se voi la guardate bene, gli stati europei non ci sono, hanno il quadratino bianco, in sostanza, perché questo sostanzialmente in Europa non succede. Però succede in molti paesi del mondo, la prima è la Russia, la seconda colonna sono i partiti politici, e magari noterete che in Cina i partiti politici questo non lo fanno perché non ci sono, quindi non possono farlo. Però è impressionante questo dato, almeno io l'ho trovato così. Gli stati che spendono soldi, abbiamo visto prima, no? Per diffondere disinformazione. Questo fa parte della mia marcia che vi facevo vedere prima. Bisogna imparare a evitare queste cose.
Poi vabbè, ci sono società, ci sono organizzazioni, poi comunque ci sono un sacco di altre informazioni, perché ad esempio qui viene indicato quando sono persone fisiche che le producono, oppure questi sono i bot, che sono dei software che creano e propagano in automatico la disinformazione. I bot in sostanza. Questi invece sono siti rubati, perché poi se abbiamo un sito prestigioso e riusciamo a rubarlo, cioè abbiamo le chiavi di accesso e di padronirsi di questo sito, se ci filiamo dentro un po' di fake news sono più credibili, no? Quindi fanno anche questa attività, rubano i siti e li infarciscono di fake news. Io vi do il link e lascerei qua Claudio, se mi torni a dare una mano. Scusate, ma stiamo lavorando a quattro mani, perché questa è la macchina sua, la mia la teniamo lì di scorta. Allora, vabbè, se andiamo avanti, ecco qua c'è il link che vi darò al limite, o se volete fare una foto al QR code, che vi porta a quel rapporto che vi ho appena fatto vedere. Università di Oxford, la disinformazione come viaggia nel mondo. Uno apre il link e lo salva nei preferiti, magari. Dipende un po' dal telefono. No, non vanno fotografati. No, allora, sul telefono dovrebbe esserci un'applicazione che vi porta direttamente alla pagina internet. Sì, ma si apre un tastino quando voi la riprendete col telefono, almeno il mio funziona così. Sì, perché non tutti sono... Allora, Claudio è più pratica di Android, però, allora, imparate che dovete impararla sta roba, magari in un altro momento, no? Perché la tecnologia è così. Perché, no, ma guardate che magari trovate in giro un manifesto pubblicitario e sotto c'è un QR code. Sì, adesso quel QR code lì, se voi lo puntate in maniera giusta, vi porta al sito internet che spiega molte altre cose. Diciamo così, no? Non tutte le versioni di Android sono uguali. In alcune, l'applicazione della fotografia automaticamente riconosce il QR code e apre il link. Ad esempio, il mio fa così. Se uno ha una versione di Android che non lo fa, si può scaricare facilmente un programma che è proprio fatto apposta per leggere il barcode. Come ha fatto Anna, che in fondo lì che esatto. Allora, se volete, dopo, alla fine della registrazione, chi ha necessità, lo facciamo noi volentieri. Allora facciamo dopo, noi ci sentiamo dopo. Sì. Bon, adesso lo dico. Ok. Allora, c'è un signore del PNLUG che da Treviso sta registrando tutto. Mi ha suggerito in cuffia che anche Firefox è in grado di fare questo. Dai, non lo so. Firefox, penso del telefonino che ha la telecamera. Sì, no? Anche quello non ce l'ho. Ecco, no? Comunque ci sono diversi metodi. Sì, cioè, comunque già riprenderlo. Comunque è un sistema. Allora, in queste serate faremo anche un po' di formazione e quindi l'abbiamo messa dentro anche perché appunto fa parte della formazione questo, no? Poi, come dicevo, ricordatevi che questa cosa dovete impararla in sostanza. Allora, obbligatorio non c'è niente, ma insomma è utile impararla perché vi può tornare utile in tanti casi. Ma vi dico l'ultima volta che mi è servita, no? Sono stato ad Aquileia in un museo e inquadrando un cosino di questo tipo ho scaricato l'applicazione che mi spiegava tutto quello che stavo guardando. Sì, ma io sono andato per il calcio orario. Vedo che dentro la gente apre un ottico, no? E via, ritirano qualcosa e vanno via. Ma questo servizio è un cavolo. Ah, sì, beh, ma adesso. Sì, ma allora io
che non capisco, no? Cos'è questo nome? Quello lì penso che sia legato al commercio elettronico, eh? Perché magari il calzolaio fa da recapito per i pacchi o qualcosa del genere. Lo fanno anche i tabaccai. Sì, sì, sì. Beh, vede, il commercio elettronico è un frutto di internet. Cioè... Come? Sì, 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 sì. Beh, io pensavo di intrattenervi una mezz'oretta, ci siamo abbastanza, no? Quindi ho quasi finito. Vabbè, il QR code ve l'ho spiegato. Allora, cominciamo ad analizzare alcuni sistemi che vengono utilizzati in rete per catturare la vostra attenzione a scopo pubblicitario principalmente, no? C'è una tecnica che si chiama click bait, cioè no, dove bait è letteralmente prendere all'amo, vuol dire in inglese, no? Perché cosa fanno? Vi mettono lì sulla pagina web magari una mezza notizia con una foto un po' particolare, un titolo che crea sensazione, un qualcosa di incredibile, no? Che voi la curiosità vi porta a cliccare, no? E vi hanno preso all'amo, in sostanza, no? E usano questa tecnica che comunque si stanno rendendo conto, perché la gente ha capito, no? Che comunque quando arrivi in una pagina web che trovi questo, non sei in un posto serio, no? Se vogliamo usare un termine semplice, forse è meglio lasciar perdere, no? E quindi fate attenzione, perché in questo modo vi portano in una pagina per questioni pubblicitarie, ma anche a leggere una fake news che può avere un carattere, può essere di carattere politico, non è... Questa metodologia viene utilizzata, e dovete capire che i motori di ricerca, tutti i principali attori di internet, hanno dei software per vendere la pubblicità che lavorano in tempo reale. Gli inserzionisti scelgono delle parole chiave per portare sostanzialmente chi sta utilizzando internet sulla loro pagina pubblicitaria. E tante volte la pubblicità è fatta in maniera classica come un volantino, ma tante volte, ad esempio, la pubblicità di un prodotto farmaceutico o di un integratore può essere fatta come un articolo scientifico che vi spiega che mangiare tanto di un qualcosa o prendere tale integratore, e magari sotto è anche firmato da un medico questo articolo, no? Quindi questa è una fake news, ma... E quindi sono subdoli i sistemi che utilizza. Ma tutto quanto risponde a una logica economica. Ho messo lì click uguale a dollari, no? Perché? Perché voi siete entrati in questa pagina e Google, che vi ha portato, incassa qualcosa, no? Magari sono pochi centesimi, però moltiplicati per milioni di utenti. Considerate che Meta, che ha Facebook, Instagram e WhatsApp, ha 3 miliardi di utenti. I numeri che avete visto prima hanno una giustificazione, no? E quindi tenete presente che ci sono queste tecniche, vi dico questo perché imparare a muoversi, creare un istinto che ci salva da queste cose. Una tecnologia che fa sempre parte di tutto questo è quella che vi ho anche un po' accennato adesso, è il pagamento per click, in sostanza. Quello lì è un acronimo che a livello di aziende che si occupano di pane quotidiano, in sostanza, la maggior parte della pubblicità viene venduta così su internet, no? Se voi cliccate in questa pagina qualcuno prende dei soldi, se non cliccate no. Quindi l'inserzionista ha un riscontro, perché lui vede 1000 o 10.000 hanno cliccato e paghi così. Hai usato queste parole chiave e quindi il prezzo cambia, perché le parole chiave vengono vendute all'asta, hanno un valore. Vedevo che la parola assicurazione è la più cara, può costare anche $50. Se voi volete farvi trovare da qualcuno che sta cercando assicurazioni, dovete spendere parecchi soldi. Perché probabilmente il business delle assicurazioni, Claudio, maneggia parecchi soldi, no? Non so, tante volte a pensare male, questa volta si indovina, no? Ecco, quindi c'è un meccanismo dietro fatto da piattaforme, che sono dei programmi, per gli operatori che vendono pubblicità, fatto di questi sistemi che cercano di portarvi a leggere più
pubblicità possibile. Sappiate che c'è e cercate di schivarla dove è possibile, perché magari voi siete lì per informarvi o per leggere una notizia e magari la pubblicità proprio non mi interessa. Adesso passiamo un po' al discorso social network. Questa è una foto che mi ha lasciato perplesso, l'ho messa tutti col telefonino, ma poi magari ne accenniamo a qualcosa. Allora, cosa succede negli Stati Uniti? Allora, io avevo 38 stati, perché era stato citato al Concordia, questa notizia ce l'ha data Paolo, attivissimo, no? 38 stati americani hanno denunciato Meta perché i social sono dannosi per i bambini, danneggiano la psiche, principalmente per i bambini, perché in giro si vedono danni anche su altre fasce di età, no? Allora, voglio dire, negli Stati Uniti avete visto che numeri? Dove lì fanno il business con queste cose? 42 stati su 50 che sono fanno causa, almeno intentano causa a Meta, perché i social sono dannosi. Se avete notato la campagna elettorale fatta in Francia qualche giorno fa, una delle promesse che veniva fatta era quella di vietare i social ai bambini, oltre che abbassare le pensioni a 60 anni, non so se l'avete sentito, ma tra le promesse ci stava anche questa, no? Perché comunque è sentito il problema. Allora, a livello scientifico si sa che questo fa male. Adesso qua vedo che c'è anche un insegnante, almeno una c'è, è distratta in questo momento, ma comunque non so nelle scuole come si tratta questo argomento. Però è risaputo che i social danneggiano i bambini. Se poi un bambino di 5 anni ha già il telefonino in mano, allora si muove qualcosa anche in Italia. Vi ho messo questa notizia tratta da Repubblica. Allora, qua vorrei proprio vedere come va a finire questa roba, perché abbiamo una parlamentare PD e una parlamentare Fratelli d'Italia che insieme fanno una proposta. Questi due partiti insieme fanno la maggioranza, perché se sommiamo i voti dei due, non so, ma arriviamo a livelli alti. Ma secondo me sta roba non passa, perché c'è chi rema contro. Questi vogliono sostanzialmente fare in modo che, io ho letto tutto l'articolo, poi vi do il link di questo articolo, perché è interessante. Utilizzare un software che è praticamente un parental control, in modo che i genitori possano tarare il telefono dei loro figli per consentire o meno l'uso di alcuni siti e dei social, in modo che il genitore si renda responsabile di questo. Sì, ma qui allora è di maggio la proposta, tutto quello che c'è è molto molto blando e non funziona, no? E poi vabbè, ho sentito ieri l'altro telefonino vietato nelle scuole medie, no? Anche per la didattica dal prossimo anno, no? Allora, quindi la politica comincia a interrogarsi sui danni che può fare internet, in sostanza. A parte che lì c'è anche il problema di copiare i compiti utilizzando il telefonino, cioè, e poi è anche facile che l'alunno utilizzi il telefono meglio che l'insegnante, perché i ragazzini sono molto avvezzi alla tecnologia, no? hanno la capacità di imparare molto veloce, e non vorrei che finisse così anche qua, che poi il parental control lo mettono i bambini e i genitori, no? Perché poi, ecco. Quindi anche qui vi do il link, e se volete leggervi l'articolo, è interessante, perché è giusto cominciare a porsi il problema. Voleva fare una domanda a lei? Volevo dire che in Florida hanno appena approvato la legge di secondaria dal 1 gennaio. Ok, sì, ma abbiamo visto Stati Uniti, 42 stati, 41 più 1, perché Columbia non è considerato uno stato, un distretto.
sì, 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 ma si sta muovendo qualcosa. Infatti, adesso esaminiamo un altro aspetto dei social. Avete mai sentito parlare della parola hating, che in sostanza vuol dire odiare, no? Allora, uno dei motori che fa utilizzare molto i social è la propagazione dell'odio. Uno vede una notizia clamorosa che lo fa arrabbiare, usiamo adeguato visto che stiamo registrando, e comincia a condividerla. Magari la notizia è falsa, magari la notizia è ingigantita, no? E comincia a girare questo odio, perché poi agiscono di impulso, di istinto. Ho notato, perché io li uso poi social, che magari chi non è dotato di grandi strumenti culturali lo fa più degli altri, no? Perché magari ha poca capacità critica, no? E fa girare questo odio, queste false informazioni basate appunto sul risentimento e sui social. Ecco perché fanno anche male, perché poi questo non fa bene a nessuno, insomma, alimentare l'odio. E qua c'è qualcosa da dire. Chi costruisce i social conosce bene questo meccanismo e lo incentiva. Mette nei social dei meccanismi, che questo, ecco che vi dicevo prima, 3 miliardi di utenti, no? Vabbè, sono un po' anche di fasulli, no? Però qua bisogna porsi un problema, perché tutta sta gente arrabbiata in giro, io ne vedo sempre di più, non so se lo avete notato, ma in giro c'è tanta gente arrabbiata. Magari non è questo il motivo, però qualche sospetto mi viene. Comunque, i social fanno finta che questo problema non ci sia, e lavorano perché questo produca dollari. I click, condividi, mi piace, anche in questo caso vengono utilizzati. E qui vi ho messo un link, perché il problema se l'è posto, vedete, anche il Vaticano. Questa è una pagina web del Vaticano, che appunto denuncia questo clima d'odio che in internet si diffonde. E ho trovato un qualcosa di interessante in un libro scritto da un giornalista del New York Times, che ha fatto un'indagine accurata su Meta, è andato all'interno dell'azienda, ha parlato con le persone e ha prodotto un bellissimo libro che spiega tutti i retroscena di questo. Vi do il link, perché siamo in estate, magari uno si legge un libro sotto l'ombrellone, potrebbe tornarvi utile. È un libro molto, molto, perché spiega molto bene il meccanismo e quanto siano consapevoli i social di quello che stanno facendo, ma lo facciano solo per questioni economiche e della salute degli altri non gli interessa molto. Allora, questo è il link della macchina del caos. Questo giornalista americano, che ci sono anche italiani che si occupano di questo, ce ne sono tanti. Ieri c'è un giornalista che lavora in quel canale, adesso mi sfugge, c'è un canale internet che è stato fatto da Mentana. Open online, esatto, Open Online. C'è un giornalista che lavora lì, che ha scritto un libro che parla di questo, senza andare magari da Puente, esatto, proprio lui. Volevo inserirlo, ma non ho fatto in tempo, l'ho vista ieri. No? Quindi il tema è aperto, è conosciuto, ed è giusto che tutti noi ci poniamo questo problema, perché se lo conosci, come si dicevano, lo è. Quindi, a questo punto, allora, io ho fatto una presentazione un po' meno tecnica, ho inserito internet nella storia e nel contesto. Adesso lascerei la parola a Claudio, che magari sarà un po' più tecnico, però vi invito ancora, se volete interloquire, darmi ad esempio, ecco, perché magari qualcuno se l'è già posto il problema e conosce delle cose. Non è che noi sappiamo alcune cose,
Quindi è giusto, sì, interloquire anche se. Assolutamente. Ecco, a questo punto Claudio, prendi il tuo PC e... Bene, ti ringrazio. Allora, io volevo stare in una mezz'ora, ci sono stato perché... un po' di più, un po'... Ma la presentazione mi dice... Ah sì, te lo dice? Mi dice... Ah. Sono passati poco più di 20 minuti, no? Non so se... No, no, ho capito, è vero, sto usando il PC di Claudio e qua sotto c'è scritto 1 ora e 11 minuti, perché era fuori dallo schermo. Perché non è semplice tutta questa parola di informazioni. Sì. Nel periodo di tutte queste cosiddette disinformazioni che arrivano tutti i giorni, in questi giorni c'è una che dice: sono 55 anni che non siamo andati sulla Luna. Ah, sì, io sono, c'è un sito web che si chiama così. Allora, io che sono cosa posso fare fisicamente? Allora, capire chi fa. Ah, no. Allora, questa cosa l'ho detta perché non volevo dilungarmi molto. Comunque io sono iscritto su Terra a un sito che si chiama un palettato al chilo, sì. Dove tu puoi, se trovi qualcosa del genere, segnalarlo. Lì ci sono dei giornalisti che magari la foto seria, anche se qualcosa fuori sospetto mi chiama, no? Lo segnale a loro e loro fanno il banchetti, che è una parola che forse non ho usato ma adesso è diventata di moda, no? Le banchi, analizzano bene dove nasce la notizia, come si è formata, no? Perché tempo fa qualche giornale italiano ha anche pubblicato il fatto che uno Stato americano è un certo paese, no? In un'ottica di Novax, no? Se poi questa notizia la contiamo, la analizziamo bene, allora si capiscono molte cose. Lo trovavo su Palettato al Chilo e vi darò link anche di questo, perché hanno un sito internet, però agiscono tramite Telegram in sostanza. E poi spiegheremo perché Telegram invece che è usato. Ecco, scusate, allora ho un po' bloccata, ma... Allora, però, una cosa, lui ha detto due serate, ma non è detto che a settembre magari non siamo trovati ancora. Dipende da voi soprattutto, se questi argomenti vi interessano, qualcosa da dire ce l'abbiamo ancora, insomma, ecco, così. Allora, niente, a questo punto prenderei la parola e Bruno ci ha detto delle cose assolutamente interessantissime, ha messo assieme molti argomenti visti da un punto di vista sociale, macrosociale e avanti così. Io purtroppo magari dovrò anche fare qualche sovrapposizione a quello che ha detto lui per contestualizzare quello che dico io, no? Però cercherò di darvi qualche nozione di base magari, no? Su come effettivamente a questo punto difenderci, no? E come approcciare nel modo migliore possibile tutto quanto vi è stato detto finora, insomma. No? E quindi andiamo avanti. Come già vi ha detto Bruno, noi apparteniamo, tra le altre cose ovviamente, no? All'associazione PNLUB di Pordenone, che è un'associazione di consapevolezza informatica. Alla fine di questa presentazione vi faremo vedere un po' delle cose che facciamo, quindi diciamo, se avrete piacere, noi vi accogliamo molto volentieri al Polo Tecnologico di Pordenone, che è qui a Roveredo, quindi vicino Roveredo, quindi è molto comodo per tutti voi, e venite a trovarci, si prende un caffè assieme volentieri, insomma, no? Ecco, e quindi questo è quanto, no? Allora, io partivo da questa cosa qua, no? Allora, cioè, mi sono posto la domanda, no? Perché effettivamente, cioè, siccome appunto la comunicazione
al giorno d'oggi, come abbiamo già sentito, insomma, è una cosa molto molto importante, diciamo, no? E allora, quali sono gli strumenti che usiamo per comunicare? Allora, diciamo che alcuni usano il primo, che sono i vecchi telefonini, quello che vi ha fatto vedere Bruno prima, che era il BlackBerry, ma quello era già più evoluto, no? Invece questo si parla solamente. Poi abbiamo gli smartphone, che probabilmente il 90% di noi in questa stanza, anzi direi forse, mi arrischio a dire che il 100% di noi in questa stanza ne ha uno in tasca oggi. Okay, no. E infine c'è il PC, che molti usano, però molti magari hanno sia il PC che il telefono, ma dicono sto prima, piuttosto che accendere il computer, andare a vedere, lo guardo dal telefono, no? E quindi alla fine questo è, no? Allora, vediamo un attimo come sono fatte un attimo queste apparecchiature. Beh, qui c'è da dire poco, questo telefono qua c'ha una SIM, può parlare, può ascoltare, può mandare messaggi, fine, non fa niente di più, sostanzialmente, no? Cioè questo qua io lo chiamo il telefono degli snob, nel senso che è il telefono che usano quelli che dicono no, io sono più figo, io non mi interessa quell'altra roba là. Ok, e quindi questo è, no? Invece qui noi abbiamo uno strumento molto molto sofisticato, cioè qua è la tecnologia espressa al suo massimo, cioè noi abbiamo, non solo abbiamo un computer che sta in tasca, ma abbiamo un computer ricco di sensori e tutti questi sensori parlano con noi. E quindi noi abbiamo il wifi, abbiamo il bluetooth, come per esempio io la cuffia che sto utilizzando adesso è una cuffia bluetooth, che in questo caso sta parlando col mio PC, ma può parlare anche col mio telefono, no? E poi abbiamo, ovviamente abbiamo internet, abbiamo sempre parliamo di sensori, cioè noi consideriamo che una cosa larga meno di un centimetro è grande, magari grande perché così si riesce a vedere, insomma, ma che sta in tasca, no? Dentro qua ci sono, cioè, c'è veramente un sacco di tecnologie, insomma, no? E quindi sì, esatto, mi dice Ivo che sta registrando e che ci dà una grande mano, che è in remoto, io lo sento in cuffia, no? Che appunto c'è il giroscopio, c'è l'accelerometro, no? Cosa sono questi? Accelerometro, giroscopio, sono tutti sensori, quindi sono tutti dentro nel chip, no? Ma per esempio l'accelerometro misura quanto io sto spostando, quanto mi sto accelerando. Poi c'è il giroscopio che mi dà la posizione, insomma, comunque dai, senza farla tanto lunga, abbiamo una montagna di sensori, è uno strumento sofisticatissimo, no? Ecco. E tutto questo, no, si ricollega a tutto il discorso che facevamo prima, perché tutte queste informazioni possono comunicare con internet. Ad esempio, io nel mio telefono, siccome mi diverto, ho 5-6 navigatori satellitari, no? E questi praticamente è un internet che parla col mio geolocalizzatore, sostanzialmente, no? Per cui appunto, cioè la potenza di questo strumento è che è molto sofisticato e tutta questa sofisticazione può essere coniugata in internet. Voi sapete benissimo che quando installate un programma, no? Qua stiamo parlando delle cose buone, che hanno anche degli aspetti nascosti che, insomma, un po' ve li ha già detti Bruno, un po' ve li racconterò io, no? Ma è per dire, no? Voi sapete che quando installate una nuova app sul telefono, no? Lui vi chiede, guarda che l'app vuole il geolocalizzatore, glielo consenti, sì o no? Guarda che l'app vuole parlare con la rubrica, glielo consenti, sì o no? Allora, delle volte è lecito, perché è certo che se io uso un navigatore ho bisogno che mi vadano a guardare il GPS, quindi la geolocalizzazione, no? Ma diciamo che magari altre applicazioni, se io ho un'applicazione che ne so, che mi disegna i colori in video, che ne so, a cosa ne frega lei della geolocalizzazione, no? Potrei mettere un sospetto. Allora Google già da molto tempo ha detto, bene, il tuo telefono ha tutti questi sensori,
a quali applicazioni consenti di utilizzare i sensori, insomma, no? E quindi questa quindi è un'informazione importante, no? Anche perché, come già vi accennava Bruno, è vero, in Italia abbiamo il primato degli smartphone, ma c'è anche nel mondo, cioè Google stima che più del 50% della navigazione internet venga fatta con i cellulari, no? E lei se ne intende, perché sono soldi per loro sapere con che cosa si naviga, no? Ecco, e quindi diciamo che sì, quindi è uno strumento ben usato, insomma, per la comunicazione, insomma, questo è il punto, no? Allora, vediamo il terzo strumento è un PC, insomma, no? Molti di noi ce l'abbiamo, io sto facendo questa presentazione con un portatile non molto diverso da quello che vedete a video, no? Quindi questo è un computer che non sta in tasca, è portatile nel mio caso, però in tasca ancora no, no? Ecco. E, diciamo che ha meno sensori, però c'è una differenza fondamentale, cioè il telefono è comodo perché sta in tasca, me lo porto dietro, ha tutti questi sensori, tutte queste belle cose, no? Il PC ha la tastiera, no? Ed ha uno schermo grande, no? Quindi, per fare certe cose, cioè se io devo interagire, quindi scrivere, io preferisco scrivere sul PC piuttosto che sul telefono, no? E così via, no? Quindi meno sensori, però, cioè, è più statico, per certe cose è più comodo. C'è una cosa però interessante nei PC, che il PC emula quasi tutto quanto si può fare con il telefono, perché comunicare, per esempio, ci sono dei programmi che permettono di telefonare attraverso il computer, anche sulla rete fissa, per dire, o verso i cellulari, cioè, quindi basta avere un contratto, tecnicamente si chiama VoIP, no? Che è un telefono virtuale nel PC. Il PC, questo qui, ha un microfono, ha una webcam e ha un altoparlante, e quindi lo può fare, insomma, ecco, no? Quindi diciamo che il PC, una cosa interessante è che diciamo può emulare un po' di tutto, cioè è uno strumento molto molto versatile, no? Ecco, quindi a me piaceva inquadrare queste cose qua sostanzialmente, no? Ecco, no? Così. Ecco, allora, bene, allora, quindi stiamo parlando di computer, cioè sia che parliamo di telefoni oggi che parliamo di PC, stiamo parlando di computer, no? Che non sono i soli computer, attenzione, cioè vorrei dire, no? Cioè noi, i computer sono pervasivi nella nostra vita, insomma, no? E quindi tutti gli argomenti di cui vi ha parlato Bruno è qualcosa che dirò anch'io, no? Cioè significa che ormai la nostra vita passa molto, il nostro pensare, il nostro pensiero, il nostro modo di essere passa anche attraverso il computer, che lo vogliamo o no, insomma, no? Ecco, e quindi se mentre qualche anno fa, se io devo andare fuori a cena, devo controllare nel portafoglio di avere del contante, oggi devo controllare di avere il bancomat. Il bancomat comunque cioè, parla di soldi virtuali che girano attraverso il computer, no? Ecco, quindi, e poi io vado in automobile, ora le automobili, cioè a rispetto, cioè se noi vediamo le automobili degli anni 70, eccetera, no? Quelle di oggi sono molto più sofisticate, perché la tecnologia dei robot le costruisce meglio, allo stesso prezzo, anche meno, e tutto così. Ma anche perché c'è tanta elettronica dentro, significa che ci sono tanti computer, perché anche un computer non è solo un computer, no? I computer sono dei sistemi anche interconnessi, cioè in un'automobile magari io ne ho 5, 6, 7 di computer, perché uno mi fa andare insomma, quindi voglio dire, è giusto un attimo per dire. Allora, no? I computer funzionano con dei programmi, cioè io sto dicendo delle banalità, ma nella luce del discorso non mi dispiace dire queste cose qua, no? Allora, noi qua ci focalizziamo su internet e intelligenza artificiale, di cui parleremo un po' più avanti, ma ci focalizziamo sull'impatto che ha internet su di noi, no?
Però appunto, e quindi diciamo che per esempio nei computer c'è, cioè, e adesso dopo lo vediamo nella prossima slide, comunque, cioè, diciamo, i computer, quindi sia che siano telefoni, sia che siano computer veri, funzionano con programmi. Ce ne sono di tanti tipi, no? Cioè, ci sono tutto quello che riguarda il mondo business. Voi, se andate in banca a fare un versamento o un prelievo che sia, andate dalla cassiera e la cassiera sta con lo, cioè, quando gli dite voglio fare un versamento, gli date i soldi, lei le mette sulla macchinetta che li conta, ma poi usa un computer, mondo business, no? E quindi con le applicazioni business, oppure in tutte le aziende ci sono le fatture, ci sono le giacenze in magazzino, tutto quello che volete, no? Quello è tutto un mondo business. Quindi il computer il suo lo fa in quel campo, ecco, no? Ecco, però se noi diciamo invece nel nostro mondo ludico, nel nostro tempo libero, abbiamo finito di lavorare qualche ora, io almeno la faccio davanti al computer, scusatemi, mai così, no? Ecco, e niente. E lì si fanno altre cose, quindi si va a navigare, c'è la posta, importante c'è l'office e produttività, cioè ci sono molti programmi, per esempio voi conoscerete in ambiente Microsoft, c'è Excel, c'è Word, eccetera, noi fra poco vi parleremo anche d'altro, no? Ecco, e quindi ci sono tutti i programmi di Office, ma ci sono programmi per disegnare, ci sono programmi per ascoltare la musica, insomma c'è un sacco di roba, insomma, no? Ci sono app di tutti i tipi, sostanzialmente, no? Però sull'ultima cosa che dove vedete che c'è scritto open source, no? Di questo vi parlerò un attimo, perché è un concetto che noi come PNLUG, ma appunto come diciamo gente che cerca di essere consapevole di questi argomenti, open source è una parola importante e fra poco ci arriveremo. Ok, bene, internet è la chiave. Cioè internet, diciamo che un computer, cioè io diciamo ricordo negli anni 90 internet non c'era, si andavano a comprare le riviste con i floppy per scaricare per i programmini, le robe, insomma funzionava così, insomma. Ma oggi internet è assolutamente pervasivo, no? Ve l'ha detto Bruno, no? Cioè internet, cioè, effettivamente cambia il nostro modo di pensare. Nel bene, sì, abbiamo visto, anche nel male, ed è per cui dobbiamo stare attenti, no? E internet si declina in tanti modi, cioè il primo modo che si declina è il browser, ve l'ha già detto Bruno prima, no? Cioè il browser è il programma che vi permette di navigare di internet, no? E questo voi ce l'avete sia nel computer che anche nel telefono, no? Poi però, e anche qui è già stato accennato, ci sono delle app dedicate che sono a tutti gli effetti delle app internet, no? Per esempio, quando voi andate su WhatsApp ha senso solo se c'è internet, quindi a tutti gli effetti è un'app internet. Tant'è vero che io, diciamo, lo uso poco, no? Vi dirò anche i motivi, no? Però siccome, e anche questa è un'altra chiave, cioè, se tutti lo usano sono costretto a usarlo anch'io alla fine, no? Perché se uno mi dice senti, sì, c'è qualcuno che scuote un po' la testa, no? Ma sono d'accordo, però alle volte funziona, no? Ecco, no? E come dicevo, però voglio dire, ci sono delle app dedicate che funzionano sul telefono, sono un'app a tutti gli effetti, anche Facebook oppure appunto Telegram oppure WhatsApp, sul telefono sono app. Sul computer possono essere sia app che visibili attraverso il browser, no? Quindi sono a tutti gli effetti, diciamo, sono delle app dedicate, ma sono dei browser più o meno, no? Ok. Ecco, e qua arriviamo a dire, ok, benissimo, quindi bello internet, tutto quanto, ma a questo punto arriva il punto dove serve la coscienza e serve fermarsi un attimo. Servizi con gli account, no? Allora, cosa significa? Se io vado su WhatsApp, non ci posso andare se non gli dico chi sono, se non gli do il mio numero di telefono. No?
perché appunto è un servizio con account, perché per funzionare, no? Quindi stiamo parlando di WhatsApp, stessa cosa per Facebook e molti altri, insomma, no? Sono dei servizi che hanno necessità che diciamo di io devo essere in qualche modo riconosciuto, perché se io vado a chattare con qualcuno, no? L'altro deve sapere chi sono, quindi per poter parlare con me, e viceversa, sostanzialmente, no? Ecco, il fatto quindi che io usufruisco di un servizio che ha un account, no? Pone dei problemi, no? Che anche questo lo vedremo un attimino più avanti, no? Però appunto, cioè, però è questo, cioè, c'è un sistema di identificazione sostanzialmente, no? Ecco, e alle volte è necessario, no? Quindi per esempio pensiamo al sito di un banking, no? Oggi io invece di prendere la macchina, andare alla banca, parcheggiare, fare la coda, vado sul mio home banking, faccio il bonifico o vedo se mi è arrivato un bonifico. No? Ok, quindi alle volte è legittimo, alle volte è meno legittimo. Cioè, se io la domanda che mi devo fare quando c'è un servizio con un account, che vantaggio ho io a farmi un account? È necessario che lo faccio? Questo è il tipo di domanda che io mi faccio. No? Ok. Ecco, però dopo io ho messo privacy e cookies, no? Anche qua, cioè, diciamo che stiamo entrando in un argomento che è l'argomento della privacy, no? La privacy sarebbe la riservatezza dei dati, cioè quante delle cose che io faccio voglio far sapere, no? Ecco, allora, e questo è legato strettamente col discorso degli account, perché se io mi faccio un account con Facebook, no? Cioè io per quale motivo lo faccio, no? Cioè quanto tengo la mia privacy? Perché sicuramente Facebook la mia privacy la viola, no? Cioè, e quindi io decido di rinunciare alla mia privacy perché mi piace vedere i gattini che postano gli altri. Però decido di rinunciare alla mia privacy, no? Ok, detto questo, però non sono solo i siti con account, no? Quindi se io sono su Facebook so che sono in questo ambito, ma su qualsiasi sito che io visito ci sono i cookies, no? Io adesso qua sto facendo solo introduzione, dopo qualcosa in più magari la dico dopo, no? Ma cosa significa? Significa che anche quando io vado a visitare un sito in modo anonimo, in realtà il sito può sapere delle cose su di me, perché dentro ci sono dei sistemi che si chiamano cookies che trasmettono le mie esperienze di navigazione in giro per il mondo, e queste informazioni che io mando in giro per il mondo verranno usate per l'ultima parola che troviamo qui, che è profilazione, che dopo magari approfondiamo. Altra cosa è sulle password, no? Parleremo anche un poco di password. È sempre bene accettarli, no? È sempre bene non accettarli. No. Esatto, è sempre meglio rifiutarli, però il discorso è questo: nei cookies per accettarli basta un click, per rifiutarli ce ne vogliono 3, 4, 5 o anche di più. Facciamo fatica, ma facciamola, rifiutiamoli sempre. Mia opinione, io faccio così. Okay. Ma non sempre presenta un'opzione di rifiuto, di fatti, cioè l'Unione Europea, che è quella che ha fatto la legge dei cookies, alle volte avrebbe da ridire su qualche sito, perché in qualche caso è quasi impossibile rifiutarli, no? E quindi ci sono delle cose, alle volte avrebbero da ridire, ma qualche multa in giro l'ha mandata, per cui insomma. È così. Ecco, no? Sulle password anche parleremo, perché qui andiamo un attimo sul discorso tecnico, no? Cioè diciamo che noi fino a qualche anno fa, almeno io, no? Che non sono un nativo digitale, no? Fino a certi anni, ad alcuni anni fa, non ho mai avuto una password, ragazzi. Mai avuto una.
No, avevo solo le chiavi di casa, quelle erano le mie password per entrare in casa, no? Adesso ne ho centinaia forse, come tutti d'altra parte, no? E sono un marasmo, no? Ecco, allora lì in realtà, qua andiamo un attimo sul discorso tecnico, c'è un problema di sicurezza, no? Perché che io decida di fare un account o non decida di farlo, che io sia costretto o che io lo faccio volontariamente, qualsiasi modo, no? Io per autenticarmi do un nome e una password, no? E i sistemi devono essere in qualche modo sicuri, perché questo fa parte della parte oscura di internet, no? Cioè il fatto che c'è qualcuno che potrebbe cercare di rubare la mia password. Le password tra quelle più sicure ci sono sicuramente, se qualcuno di voi ha Speed, la password di che per entrare, non so, io per esempio sono iscritto a Sesamo, che è il servizio della salute del Friuli Venezia Giulia, no? E per entrare uso Speed. E lì c'è una password a doppia autenticazione, cioè ci sono dei sistemi che rendono più o meno sicure. Se avremo tempo approfondiamo anche questo aspetto, no? Perché sono utili da sapere, cioè noi tante volte se acquistiamo un telefono nuovo facciamo qui avanti, 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 crea account, avanti, 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 dimmi la password, eccetera, e già sono profilato brutto immediatamente, no? E quindi diciamo acquisire consapevolezza è anche questo, cioè sapere quando fermarsi, quando rifiutare, anche se ci piacerebbe cliccare avanti, ma magari è meglio aspetta un attimo che controlliamo. Questo è un po' il punto, no? E così via, insomma, no? Ecco, poi c'è l'intelligenza artificiale, è la storia lunga, no? E quindi magari qualche parolina ve la dico, no? Però mi piacerebbe approfondire un po' meglio la cosa la prossima settimana, cioè ne parleremo un po' meglio, perché altrimenti non riusciamo a fare bene né l'una né l'altra cosa, no? Quindi vi aspettiamo tutti la prossima settimana, no? Ok. E quindi una storia lunga, diciamo questo, io qua ho messo come titoli reti neurali, modelli linguistici, luci, ombre. Reti neurali è il sistema in cui vengono costruite, i modelli linguistici sono quelli che sono oggi sulla bocca di tutti, quindi il nostro ChatGPT per esempio, no? È un modello linguistico, tecnicamente si chiama LLM, quindi Large Language Model, no? Significa un modello linguistico molto grande. E datemi pazienza, vi racconterò anche questa cosa qua. Luci e ombre, chiaramente ho messo prima luci e poi ombre, perché molti di noi, anch'io alle volte, no? Cioè, se affrontiamo la cosa in modo acritico, andiamo a vedere i rischi insiti nelle cose, no? E qualche rischio nell'intelligenza artificiale c'è, però ci sono anche delle luci. Cioè, diciamo che l'intelligenza artificiale, con i meccanismi di cui vi parlerò, può essere molto utile, per esempio in medicina, per esempio in ricerca dei materiali, per esempio nelle traduzioni, per esempio ci sono tanti esempi in cui ci facilita la vita. Le ombre, qualcuno dice, ma si perdono posti di lavoro, ma ci sono dei rischi perché c'è il riconoscimento automatico, cioè, effettivamente ci possono essere dei problemi, no? Però analizziamoli, cioè, nel senso che noi potremo capire, insomma, quali sono i vantaggi che, cioè, comunque è una tecnologia sostanzialmente, insomma, no? E le tecnologie, come tutte le tecnologie, possono essere usate sia per motivi buoni che per motivi cattivi. Quindi cerchiamo di fare in modo che, per quanto riguarda noi, vengano usate solo in modo buono. Ecco, no? E comunque, ecco, diciamo, dopo la prossima volta approfondiremo anche questo. No? E quindi, ecco, adesso arriviamo a quello che vi avevo accennato prima dell'open source, no? Allora, noi, come PNLUG, no? Siamo un'associazione informatica e una delle nostre cose che ci interessano è proprio l'open source. Cosa significa, no? Abbiamo visto prima che ci sono le app, abbiamo visto prima che le app possono parlare con internet. Se io non so
come è fatta l'app, questa app potrebbe fare di tutto sui dati che io, sulle cose che io faccio, no? Quindi io sto usando un programma, che ne so, un tabellone elettronico, facciamo un nome a caso, Excel, no? E intanto che io butto dentro i miei dati, Excel è connesso con internet e sta girando i dati, io non so cosa fare. Se noi usiamo quello che ho messo lì sopra, LibreOffice, no? Che è un programma circa equivalente a Office di Microsoft, no? Noi sappiamo che questo è un programma open source, sappiamo esattamente che cosa fa e sappiamo esattamente che non condivide nessuna delle nostre informazioni con nessuno, ok? Magari Excel sarà più carino, le icone sono più belle, c'ha qualche funzione più semplice, ci spendono miliardi per fare in modo che sia così, ci spendono miliardi per fare in modo che noi lo preferiamo, però io, come dicevo prima, invece di fare un click ne faccio 5 e quindi faccio un po' di più fatica, se vogliamo, non è detto, no? Ma preferisco una cosa che so che non fa niente contro la mia volontà. E quindi io per il mio uso, adesso la presentazione che sto facendo l'ho fatta con LibreOffice, anche quella che ha fatto Bruno è stata fatta con LibreOffice e non con Microsoft Office. E quindi si può scegliere. Magari avremo qualche funzionalità in meno, no? Magari il 90, anzi di più, il 99% delle persone usa l'altro, no? E quindi ho qualche difficoltà a condividere i dati, tutto quello che vogliamo. Però noi, io personalmente e poi anche noi come PNLUG, decidiamo che è meglio così. È meglio fare un po' di fatica ma tenere alla nostra riservatezza, no? E come open source io ho messo anche altre cose. I primi tre sono interessanti, no? Allora, quindi di LibreOffice abbiamo detto, no? Quello in mezzo è Firefox. Firefox è un browser, come vi dicevamo prima, è lo strumento per navigare, no? E fra poco faremo un'analisi dei vari browser, quindi spoileriamo un pochino. Il terzo si chiama OBS, cioè io ne ho scelti tre fra migliaia, centinaia di migliaia, tantissimi, ok? Quindi ce ne sono solo tre esempi, no? Il terzo è OBS Studio, che è lo strumento che noi in questo momento, assieme a Ivro, che non finirò mai di ringraziare, no? Che adesso da Treviso sta facendo la registrazione, no? OBS Studio è un sistema che ci permette di registrare questa serata e di condividerla. Quindi noi fra brevi giorni questa presentazione, se non avremo intoppi tecnici, mi auguro di no, sarà presente su YouTube. Quindi se andrete nel sito di PNLUG e andrete a cercare nel canale YouTube nostro, troverete anche questa presentazione. Ok, no? Sotto ci sono delle cose un po' più sotto, diciamo che stanno le tre icone che sono sotto, che sono un po' sotto, cioè questi sono i motori che fanno open source, no? Abbiamo Apache, no? Apache si chiama un web server, no? Cioè, allora, noi quando andiamo sul browser a cercare quello che vogliamo, no? Quindi, che ne so, Ansa, dimmi com'è andata l'Italia agli europei, forse è meglio non parlare di questo. Ecco, no? Ecco, dall'altra parte c'è un web server e Apache. Allora, voi dovete sapere che il 90% circa di quello che sta dietro il nostro browser è fatto con strumenti open source, quindi è stato fatto con strumenti liberi, no? GCC è un compilatore, quindi è un linguaggio di programmazione. Anche qua, oggi, 2024, la maggior parte dei linguaggi di programmazione sono fatti in questo modo open, no? E poi c'è GitHub, ho detto, GitHub è un repository, cioè un posto dove la gente condivide i sorgenti open source. Mi dimenticavo di dire, a destra e a sinistra sono i nostri pilastri, cioè da una parte c'è Linux, che è il sistema operativo libero con cui io sto facendo
che è installato nel mio computer in questo momento, e GNU, invece dall'altra parte è un sistema, diciamo, che permette di far girare tutto quello che è Linux. La cosa è complessa, non ve la voglio far lunga. Comunque, noi riteniamo che open source sia una cosa importante. La pillola è questa: se voi siete in grado, tra due programmi equivalenti o quasi, di sapere se uno è open source, scegliete decisamente quello, perché diciamo è più rispettoso nei vostri confronti. Okay? Ecco. E il prossimo giro sono i browser, no? Ok, tutti quelli che noi usiamo per navigare, sicuramente sono tra i programmi al mondo più usati in assoluto, no? Sappiamo, no? Allora qua io sotto ho messo un link, no? Da cui ho fatto una ricerca, quali sono i browser più utilizzati al mondo. Allora mi dice che al giorno d'oggi Chrome ha il 65% del mercato, questo sempre secondo questo sito, io di più non so, no? Ecco, e Google Chrome, quindi è quello fatto da Google, no? Il secondo è Safari, quello di Apple, quindi sui telefonini, ed ha un market share molto alto perché iOS, quindi iPhone, ha un mercato molto alto, no? Perché in realtà i Mac, cioè gira ovviamente, c'è anche su Macintosh, ma su Macintosh viene usato un po' meno perché i Macintosh sono meno, insomma, no? Poi abbiamo il terzo, che è Edge, che è quello di Microsoft, che sta crescendo perché ovviamente Microsoft nel suo sistema operativo Windows fa di tutto per fare in modo che voi usiate i suoi strumenti AMI, l'abbiamo chiamato prima, no? Che vi catturano e vi fanno fare e vi rubano la vostra privacy, insomma. Cioè, noi siamo un po' polemici, cosa dobbiamo dire? Così, insomma. Ok. Comunque sta crescendo perché Edge è stato introdotto da poco e non sappiamo quello che c'è dietro, come non sappiamo neanche nei primi due, cioè Chrome non lo sappiamo, non sappiamo in Safari, perché il sorgente è chiuso. Cioè, cosa fanno questi cosi, questi programmi quando, cioè, quando noi andiamo a navigare? Non lo sappiamo. No? Un aneddoto è questo: pochi giorni fa, no, quasi tutti i browser hanno la modalità di navigazione anonima. No? Se voi andate a fare la navigazione anonima, la navigazione dovrebbe essere quello che dice la parola, anonima. Cioè, diciamo che anche se ci sono molti dettagli tecnici, però il grosso del discorso è che alcune cose il browser non dovrebbe fare, quindi non dovrebbe condividere il mio indirizzo, non dovrebbe fare tante cose. No? Ecco, si è scoperto pochi giorni fa che il browser Chrome, in realtà, nella navigazione anonima, continuava a profilare come proprio nel frega niente. Ok, e quindi diciamo che il fatto che non lo so significa che non lo so. Cioè, significa che alle volte si scopre che di brutto fanno delle cose che non ci piacciono. Allora, quello che io scelgo è il quarto della lista, che è Firefox, no? Quello che avete visto anche prima quando Bruno ha aperto dei link, no? Ecco, perché? Perché è open source. È open source, ma non solo, e quindi open source significa che tutti possono andare a vedere sorgente e tutti possono andare a capire se quello che dicono è vero, no? Quindi, quando Firefox mi dice, guarda che quando tu navighi anonimo, ci sono dei limiti? Sì, perché i siti, perché qua, cioè, ma te lo spiega, se io vado in navigazione anonima, lui mi dice quali sono i limiti della navigazione anonima. Allora, qualcuno l'avrà fatto di sicuro, io no, no? Però qualcuno dice, ah sì, navigazione anonima, aspetta che vado a guardare i sorgenti, aspetta che vado a ricompilarmi il programma, aspetta che vado col debugger a vedere se effettivamente fa quello che dice, no? E quindi il fatto che sia a sorgente aperto significa che appunto mi posso fidare di più. E quindi, diciamo, il consiglio subito che vi posso dare è questo: scegliete Firefox invece di Chrome.
è facile, andate sul telefonino, andate nell'App Store, andate a cercare Firefox, lo installate e gli dite che è il vostro browser predefinito. E non perdete niente, non vi date come prima, però siete sicuri di voi stessi. Questo è. Poi ho messo altri, no? Perché chiaramente ce ne sono tanti di browser, no? Ma questi quattro sono sicuramente più diffusi. Già il fatto che mi dica che Firefox ha il 2%, sì, personalmente un po' mi dispiace, insomma, mi piacerebbe che avesse un po' di più share, insomma, ecco, no? Però ce la possiamo fare in sostanza. Altri, io ho messo lì una di Brave, ma ce ne sono altri che hanno. Non vado a dilungarmi in aspetti tecnici, però appunto hanno più o meno delle cose di sicurezza, insomma, no? Ecco, e quindi c'è qualcuno che dice no, io preferisco Brave perché così colà. Sì, gli dico guarda, io sono 15 anni che uso Firefox, un po' mi ci sono posizionato, insomma. Prego. Questi per andare al centro, diciamo, di percentuale compresa la Cina, oppure siamo fuori dalla Cina già... Allora, stiamo parlando della Cina e qua stiamo toccando un tasto molto particolare. Probabilmente in Cina usano anche questi, sicuramente hanno fatto qualche cosa loro, perché loro sono un po' autocrati su sta roba, no? Però diciamo che penso che in Cina usino anche loro questi sostanzialmente, ecco, perché non è qui il punto, no? È qui anche, quindi ci sarà qualche cosa, però il punto è quello che vai a vedere dopo, ed è lì la Cina che mette The Great Wall, no? Si chiama The Great Wall, che sarebbe il Firefox cinese che va a controllare tutto, insomma. Vabbè, lasciamo stare. Ok, quindi io dico la mia scelta sicuramente Firefox, ok? Nella prossima slide parliamo invece di quello che sta dietro, no? Allora, come vi ha già detto Bruno prima, no? Uno dei... sì, 22:37. No, allora cerco un po' di accelerare. Cerco un po' di accelerare. Perché non quest'ora non è come ne sono. Certo, certo. Ok, no, dicevo, no? Allora, i motori di ricerca, no? Allora, come prima vi diceva Bruno, cioè, tra i maggiori siti, i siti più visitati sono proprio i motori di ricerca, no? E questi sono importanti perché Google, come avevo detto prima, ha avuto il grande merito di inventare un sistema di ricerca, no? Ed è ancora leader tuttora, perché le ricerche le fa proprio bene, no? Ecco, c'è da dire che Google utilizza degli strumenti per orientare le nostre ricerche, un po' perché c'è la pubblicità, un po' perché costruiscono quella che si chiama la bolla di internet. Cioè, se io ricerco Flutter, no? Allora, Flutter per me ha un significato tecnico informatico, perché c'è una libreria che si chiama Flutter, no? Però la maggior parte delle persone Flutter conosce il Flutter atriale, che sarebbe quando ci sono le palpitazioni, sostanzialmente, no? Allora, se uno scrive Flutter, no? Allora, se io lo scrivo io, mi manda nei siti tecnici. Se lo scrive un'altra persona, lo manda sul coso. Perché? Perché costruisce la bolla, no? Cioè, in base alle esperienze di navigazione, decide lui quello che io preferisco. A me non piace, ok? No? Però in effetti fa così. Loro, questa qua, la reclamizzano come una grande cosa, cioè nel senso che noi siamo talmente bravi che sappiamo quello che vuoi tu. No, quello che voglio io. Ok? E quindi se io vado a cercare Flutter, no? Per il motivo tecnico gli dico... Flutter libreria, no? Se cerco Flutter atriale, scrivo Flutter atriale, no? Ci basta una parolina in più, non servono tante cose. Ok, va bene, d'accordo. E quindi Google, no? Microsoft non è da meno e ha fatto la seconda, che si chiama Bing, no? Che funziona
un po' come Google, cioè utilizza le stesse tecnologie le ha inventate Google, quelle di Google sono più sofisticate, ma Bing, hanno detto, noi siamo Microsoft, Bing è di Microsoft, no? Noi siamo Microsoft e, oh ragazzi, lo facciamo noi, no? E quindi così è un po' meno efficace, è efficace lo stesso. Però ha gli stessi problemi di Google, sempre di privacy, no? Allora, la mia scelta è DuckDuckGo, no? DuckDuckGo è un motore che si appoggia sulla tecnologia di Bing, no? Però anonimizza, cioè nel senso che se io cerco Flutter e mi viene fuori Flutter Atriale perché ci sono più pagine, se voglio Flutter Libreria devo scrivere Flutter Libreria, ok? Ecco, no? E quindi, diciamo, se voi andate nel sito di DuckDuckGo, no? Lui vi spiega che lui è anonimo, no? Il business lo fanno in altro modo, c'è molta trasparenza, no? Poi, quella successiva, ho messo Start Page, perché è simile a DuckDuckGo, però sotto il cofano c'è Google invece di Bing, no? Cioè fa la stessa cosa che fa DuckDuckGo, cioè anonimizza, no? La mia richiesta è anonima, però dietro c'è Google, no? Io mi trovo bene con DuckDuckGo, se non trovo qualcosa qualche volta vado a cercarla con Google, però nel mio browser di predefinito c'è quello, no? Ecco, adesso in questi giorni, no? La intelligenza artificiale sta entrando nel mondo dei motori di ricerca, no? E questo, per esempio, per quale motivo Microsoft si è comperata OpenAI, che è quella che ha fatto già ChatGPT, no? Che voi sapete è il più famoso sistema di intelligenza artificiale al mondo. Loro, insomma, i miliardi gli escono da tutte le parti, $1 miliardo, trac, ti compro OpenAI. E perché? E ce lo mettono dentro su Copilot, ce lo mettono dentro sul browser, ce lo mettono dentro su Office, ce lo mettono dentro dappertutto. Io, secondo me, cioè, ormai mi sembra che sia elettrificato andare in Windows, cioè non mi arrischio a far niente perché cioè, qualsiasi cosa che faccio so che stanno facendo delle cose che non mi piacciono. Questo è. E però hanno il 90% del mercato. Ok, i tempi sono lunghi, allora io direi così, no? Sì, esatto. Allora salto direttamente un po' alla fine, cioè, ecco qua, alcuni di questi argomenti li avevo già accennati, quindi in realtà non dovrei molto dire, insomma, no? Quindi appunto questo ve l'ho già detto, cioè, noi quando facciamo un account diamo i nostri dati a qualcuno, le password ci sono dei sistemi e se proprio è necessario devo farle. Ma... Allora, quasi tutti noi tentiamo di avere poche password. Quelli che parlano di sicurezza dicono dovresti averne tante. Bisogna scrivere da qualche parte, ci sono dei programmi apposta, ci sono dei programmi apposta per memorizzarle e quindi si fa così. Altre domande? Sì, anche lì ci sono dei dubbi, no? Perché quelle sono informazioni biometriche, no? E quindi anche lì c'è qualche cosa. Certamente è utile, per esempio, che ne so, il mio programma di home banking utilizza l'impronta digitale, ma insomma anche lì, insomma, comunque sono informazioni biometriche, ecco, no? Per cui l'impronta digitale non è quello che quello è. E beh, ma se te ne fregate uno, te ne fregate tutti, eh. Sì, boh, dai, comunque dai. Okay. Sì, sì. Ok, dei cookies anche abbiamo parlato, no? Ok, e quindi dopo casomai approfondiamo la prossima volta. La profilazione non abbiamo parlato. Che cos'è la profilazione? La profilazione,
Ok, ma niente, anche questa è meglio che la facciamo la prossima volta. Saltiamo, anche qua ci sono alcune altre cose di cui ormai è necessario parlare la prossima volta, no? Ecco, parleremo un pochino più di intelligenza artificiale, e infatti qua io dico, no? La prossima volta abbiamo visto che c'è rimasto parecchio da parlare, e quindi io propongo, oltre a chiudere gli argomenti di questa volta, propongo di parlare un po' una piccola storia dell'intelligenza artificiale, quindi per capire, no, sicuramente non dal punto di vista tecnico, anche perché non sarei in grado, no? Ma diciamo, che cosa fa? Io non è, per guidare la macchina basta che abbia la chiave, metto in moto e vado. Non so esattamente come funziona la centralina, forse il mio meccanico, insomma, ma anche lui ha gli strumenti, no? Però possiamo almeno sapere che l'auto ha quattro ruote, c'è un motore, che serve il gasolio oppure la benzina, no? Ecco, e quindi una breve storia. Mi piaceva anche parlare del GDPR e della IA, che sono le leggi europee che ci tutelano, e questo è molto importante perché noi come unità europea siamo l'unica comunità mondiale in cui la sicurezza informatica conta qualcosa, per gli altri conta zero, ok? In Cina non ne parliamo, negli Stati Uniti hanno l'NSA e avanti di seguito. E quindi sarà utile raccontare due o tre cose in merito a questo. Alla fine parliamo del PNLU, cioè di chi siamo noi, e qui io conto di chiuderla in 5 minuti, così siamo andati un po' lunghi, ma... Sì. Allora niente, noi appunto, come dicevamo, ci troviamo a Pordenone tutti i martedì sera, no? E se venite a trovarci siete assolutamente i benvenuti, no? E si può prendere un caffè assieme e così via. Polo tecnologico, sì. È in via Rovereto Pordenone, quindi è vicino a Rovereto in Piano, è sulla strada che va da Viano. Prima del viaggio sulla strada e viaggio per giorno e stesso ingresso. Quindi venite sicuramente a trovarci, ci fa piacere, no? Ecco, alla fine niente, qua ci sono un po' di foto sulle cose che noi facciamo, no? Quindi come vedete lì siamo al polo tecnologico, e questa è una nostra serata associativa, in questo caso era abbastanza affollata, ma insomma, così, insomma, questi sono un po' dei nostri soci che portano i loro PC, si divertono, chiacchierano tra di loro, cazzeggiano, alla fine si va a bere una birra assieme, chi vuole. Ok? Ok. Bene, difatti eccola qua la pausa caffè. E, tra le attività che facciamo alla Fiera di Pordenone, facciamo la Linux Arena, dove facciamo vedere le cose che facciamo, no? E quindi chi entra in fiera ci viene a trovare e può acquistare un computer usato e mettere dentro il sistema operativo Linux, che è quello che noi proponiamo. Questo è il Linux Day, tutti gli anni, diciamo anche quest'anno, al 26 di ottobre mi sembra, al Consorzio Universitario di Pordenone, scusami, 26, perfetto, sì, mi confermano il 26, ecco, c'è appunto il Linux Day, e quest'anno parleremo di tante cose interessanti, quindi siete tutti invitati, non costa niente, non c'è nessun tipo di ingresso, entrate dentro, ci ascoltate, e se troviamo che siamo dei sciocchi, ve ne andate via, andate da qualche altra parte. Ok, e questo è il Linux Day. Ci sono delle serate a tema, cioè noi ogni tanto chiediamo al polo tecnologico che ci dia in uso la sala blu e raccontiamo cose. In questo caso stavamo parlando di smartphone, quindi come fare in modo che Google sia poco invasivo. Ci sono tutti i link dopo eventualmente. Ok. All'Assemblea dei Soci, noi ci troviamo tutti gli anni perché siamo un'associazione APS e quindi siamo riconosciuti come membri del terzo settore, quindi tutto in regola, no? Abbiamo il nostro statuto, siamo organizzati bene da questo punto di vista, no? E dopo l'assemblea dei soci, ragazzi, un po' se mangia se beve. Okay. Facciamo dei corsi,
quindi dei corsi. Io personalmente ho tenuto qualche corso di Python, che è un linguaggio di programmazione, ma ne facciamo lì dopo, ovviamente facciamo quello che possiamo, perché le forze sono quelle che sono, per cui... assolutamente sì, difatti noi, e questo sarebbe veramente la cosa più bella, cioè soprattutto dell'uso non del computer, di Linux, no? Perché noi ci occupiamo di Linux, cioè se voi avete Windows noi non vi vogliamo, andate a comprare un computer vecchio, noi vi installiamo Linux e vi insegniamo perché è più bello degli altri. Vorremmo fare un corso per diversamente giovani, appunto per utilizzare il computer, no? Ok. Certo. Ecco qua. Sì. Noi facciamo anche, recuperiamo dei computer aziendali che hanno finito il leasing e li regaliamo alle scuole installando dentro Linux. Questo per esempio era con l'Umberto, dove noi abbiamo fatto un'aula con più di 20 PC, tutti quanti con Linux e tutti contentissimi, non contenti di più. Contentissimo. Nelle scuole noi abbiamo un nostro vecchio socio, vecchio non perché è molto più giovane di me, ma insomma è quello in primo piano, no? che lavora in un'importante azienda informatica, e dall'altra parte abbiamo una giovane leva che è un ragazzo del Kennedy molto bravo che insomma incomincia ad appassionarsi alla nostra associazione, e qua siamo al Kennedy, dove alla fine dell'anno scolastico abbiamo presentato un po' di cose sul mondo del lavoro, insomma, a cui i ragazzi solitamente sono interessati. Ecco, alla fine niente, anche social, perché abbiamo parlato malissimo di tutti i social fino adesso. Però, diciamo, come dicevo, sono un mezzo di comunicazione e purtroppo noi usiamo il mezzo di comunicazione che abbiamo, e tra questi anche i social. Se voi andate su YouTube e cercate PNLoop, c'è la nostra pagina, dove fra poco ci sarà anche la nostra serata di cui abbiamo parlato fino adesso. Quindi io direi, chiudiamola perché siamo oltre il tempo massimo. No? E vi aspettiamo la prossima settimana e spero che le cose che vi ha detto Bruno vi siano piaciute, un po' meno sicuramente quello che vi ho detto io, è così. Va bene, grazie a tutti.